aggiunta degli acquisti del periodo, ho preso a Lidl questo diffusore qua per ambienti all'orchidea. È della linea quella là che esce ogni tanto, tipo greca, insomma. Poi ho preso questo da Amazon, che è uno per stirare, pratico perché ha le gambine e quindi magari se dobbiamo stirare qualcosa al volo lo appoggiamo sul tavolo. Siccome io ho poco spazio, questo mi è un po' più pratico, lo metto sul tavolo e stiro tranquillamente le magliette una volta che le ritiro. Invece ogni volta, sino a prima, dovevo ammucchiare i panni e farli tutti insieme perché ho la seta stiro quella grande nello stanzino, tirala fuori, pesa una cosa e un'altra. Uno strazio. E questo è comodo perché possiamo anche portarlo in vacanza perché ha il gancio e possiamo riporlo nell'armadio, quindi è davvero pratico. E quindi questo. E poi, allora, aggiunta degli acquisti del periodo, sono andata a un Lidl che sta a Bracciano e avevano le cose per la cartoleria e quindi ho preso i washi tape. Questo è un set da 6 pezzi, carini. In pratica ce ne sono 3 grandi con le fantasie e 3 piccolini che sono tipo metallizzati, uno dorato, uno viola e questo che è tipo rosa gold, carino. E poi ho preso il set carte per bricolage e al suo interno in pratica ci sono 4 cartoncini con fantasie, 12 fogli di carta colorata, 3 cartoncini ondulati, una carta da disegno con decorazioni metallizzate, un foglio adesivo con decorazioni metallizzate e 4 dettagli in feltro autoadesivi. In tutto sono 45 pezzi. Sono troppo carini. Quelli qua, che li avevo terminati tutti durante la quarantena per fare i lavoretti per Nicolas. E niente, per ora sono questi, poi ci saranno le aggiunte. Allora, acquisti del periodo. Da risparmio casa ho preso il portacaffè, però mi sa che ci metto quello in polvere Ciao, portacaffè. E questo cos'è, signora? Me lo dica, io sono amico di Nicolas. Semi de fior. Ah, semi per i fiori, la ringrazio, signora. Assorbenti, Assorbenci. questi li ho letti io, mamma. Orewear, dai Ducati di Excalibur. Ladybug sconfigge il male! Allora, aggiunti in acquisti del periodo. Questo l'ho preso come vaso per il bonsai, che Diego mi ha comprato un bonsai. Poi ve lo faccio vedere. Poi ho preso questo per il gelato. Dei quaderni, uno mi serve a me e gli altri servono a Nicolas per scuola, per le vacanze estive. Intanto quando faccio i video io passano sempre loro. Separa uova. E poi ho preso la terra perché devo piantare i semi che ho preso l'altro giorno e ho preso il vasetto, questo qua, che ho decorato io per i semi appunto. E niente, ciao. Allora, aggiunta acquisti del periodo, sono stata da Tiger, era una vita che non ci andavo e ho preso un pacco di stickers, quel carini, con farfalle, insettini tutti glitterosi. Un pacchetto di pennarellini che mi servono per la Faberlic, un'agenda che mi serve sempre per la Faberlic, che è magnetica, si apre e c'ha anche i post-it qui al lato e la penna, le palline per la gattina che gli ha preso mamma, sono 3 palline che lei va matta per le palline. E poi ho preso 2 pacchetti di Tic Tac per Nicolas, mentre Pitagora. E poi la mia amica Sobeida mi ha regalato un profumo della Faberlic Armonia Vaniglia, me l'ha fatto scegliere, mi ha detto le fragranze che aveva, e questo che invece è una maschera per il viso che proverò sicuramente domani. Sì, amore, mamma mo ti dà la pappa a te. Questa la voglio provare con voi. Sì, questo sarà il mio secondo profumino e c'è un ordine che deve arrivare della Faber, che un altro lo prenderò sicuro, così poi vi faccio il video.
Oh, ma che bello che è. Che carino. Mamma mia, è buonissimo. Ah, è fantastico. Quanto è buono. No, vabbè. Amo la Faberlic. Ah, intensissimo. Grazie tesoro. Troppo buono. Poi ci saranno le aggiuntine. Anzi, vedrete gli spacchettamenti della Faberlic, perché ormai compro da loro. Allora, acquisti del periodo barra arrivi vari, perché ho fatto un po' di ordini su Wish, AliExpress, e questi sono gli arrivi di Dress Lily e anche Wish, c'è una cosa di Wish, quindi vi incomincio a far vedere piano piano, poi quando arrivo, arrivano quasi tutti, diciamo, vi faccio il video, ve lo metto online. Comunque a Dress Lily è arrivata questa camicia che si era scelto Diego, è in tessuto fresco, leggero, sembra quasi licra, è nera con questi quadrati grandi e bianchi e ha i bottoni marroncini. Comunque vi sta bene, se l'è provata, ha un bel taglio e quindi ci piace. Poi avevo preso una cosa per decorare la mensolina da muro che ho comprato appunto per il salotto, e è questo vasino in ceramica troppo carino con i fiori finti e il laccettino. Carinissimo, era arrivato incartato nel cartone dentro la bustina, quindi bello, sono contenta, mi piace tanto. Semmai, se mi ricordo, sotto vi lascio il link per acquistare questi prodotti. E poi mi sono presa un trichini, è un costume provato e bellissimo addosso. Anche questo tutto arrivato nelle bustine in plastica con dresslily.com. E questo è fatto, il pezzo di sopra con scollo a V, ha le coppe che però si possono togliere, quindi ha le bretelle che si regolano con il cinturino, sono regolabili, e viene con il volà, la parte sopra tipo questo volà che copre un po' anche le ciccette, quindi è comodo, e anche un laccino qui al centro del seno, ha questo laccino che viene che scende, e poi ha la mutandina, la parte sotto con che ho, vita alta, cioè, è particolare, com'è? No, ho preso al contrario, ecco perché, con vita alta viene abbastanza sgambato, e poi ha dietro sul sedere questa parte che viene tutta intrecciata con questi laccetti, è carinissimo. E ho preso una M, ecco, e mi sta bene. Quindi questo era il costumino mio, la camicia di Diego e la cosa per casa e la decorazione per casa. E poi mi è arrivato da Wish la tela di un quadruccio per la mia postazione con il profumo. Quindi c'è questi fiori con il profumo, poi semmai domani compro la cornice, ve lo faccio vedere meglio, è bellissimo, però veniva 2 euro, e la tela è bella resistente, è una bella tela, non è in carta, è su stoffa proprio, troppo carino con il profumino, c'erano vari tipi, io non potevo non prendere questo con il profumo, quindi... Per ora erano questi, poi man mano che arrivano le cose ve le faccio vedere. Ciao! Allora, giunta acquisti del periodo, sono al negozio sotto casa, ho preso 2 piantine finte da mettere sopra il portatè. Troppo carine, questa sarebbe la lavanda con la coccinella e quest'altra grassa con il vasino bianco. E poi vabbè, ho preso un vaso bianco che mi serve per l'erba gatta dell'amica. E quindi ho preso questo vasetto. Chi è mamma? È curiosona, curiosona lei. Poi da Tiger ho preso 3 agende, ho visto il video di Sara, una ragazza che seguo, e aveva trovato delle cose a 50 centesimi, ho mandato Diego ma a 50 centesimi non ha trovato niente, però ormai c'era e mi ha preso questa agenda pelosona troppo carina con il lama, ha tutti questi pennacchietti poi che scendono, e dentro è proprio a quaderno. Quindi ha preso questa, però l'ha pagata a prezzo pieno. Mi ha preso questo block notes, troppo carino, con questa fantasia tutto floreale blu.
e dentro è fatto con una parte a quaderno che si alzano però dall'alto, tipo post-it, e qui ha invece proprio tutti i post-it e un'altra sezione piccolina fatta tipo a quaderno, una sacca delle agende. Quindi ho preso anche questo e poi questa che è bellissima, ci piace troppo anche a Nicolas, è fatta con le paillette, con questo cigno che poi se fa in questo modo cambia la decorazione sopra e c'è questo cuore e è sempre dentro la parte rosa e poi è sempre a quaderno, bellissima, davvero troppo troppo bella questa, sia in un verso che nell'altro è comunque bella. Quindi queste da Tiger e poi mi è arrivata a sorpresa un'altra box dalla Pixie Beauty che non mi aspettavo perché stavolta neanche le mail mi hanno inviato, e è questo marsupio trasparente troppo carino e con i colori e sempre della Pixie, e questa è stata creata questa box pensando a una festa che fanno durante l'estate e in Svezia mi sembra, non mi ricordo, c'è scritto dentro, dopo ve lo dico comunque, e quindi per le serate estive, e quindi c'è questa palette meravigliosa tutta glitterata, non potete capire quanto scrivono questi glitter. Ho fatto le stories su Instagram e vi ricordo che per chi mi segue o per chi ancora non mi segue trovate sotto nell'info box il link per Instagram, là sono sempre attiva almeno con le stories e quindi potrete vedere tutto, ci sono anche quelle in evidenza quindi li potrete vedere lì. Questa crema idratante da mettere quando stiamo al sole. Poi ci sono le salviette per le serate, appunto quando fa caldo, e questo lucida labbra che ha un profumo di frutta buonissimo. Ci sarò anch'io nel video della spesa. Sì. E poi ci sono i tatuaggi dorati da fare sulla pelle sempre per le nostre serate, e questo appunto è un festival, sì, che fanno in Svezia, vedete? C'è scritto qua. E quindi è troppo bello, io non smetterò mai di ringraziare la Pixie Beauty, se ci riesco in questi giorni farò un make up con questi glitter, quindi sempre su Instagram poi metterò le foto. Grazie di cuore Pixie Beauty, I love you. Allora, aggiunta acquisti del periodo, Nicolas, mi sono fatta con Nicolas. Mi sono fatta prendere da Diego il magazine questo delle Gorgeous. In pratica ci sono dei portachiavi, Diego mi ha scelto questo, troppo carino, è pure imbottito. E poi ci sono dentro, se non sbaglio, due poster, giochi, curiosità, vabbè, apriamolo insieme. Lo apriamo insieme. Ah, che carino che è, cioè il portachiavi è troppo bello. Fatto in questo modo con il fiocchettino, qua c'è la Gorgeous il primo piano e dietro si vede tutta con l'orologio, e questo dovrebbe essere un magazine che esce ogni due mesi e questo è il numero 3. Ah, ecco, qui ci sono tutti i portachiavi che si trovavano, che si possono trovare, perché se all'uscita numero 3 ce ne saranno le altre. Poi, ci sono le limette per le unghie, troppo carine, oppure il set di 5 piccole limette in 6 differenti design. Vediamo io che ho trovato. No, ma sono bellissime, chi le usa? Troppo belle. Stupende, veramente. E si chiude così. E poi c'è il magazine, appunto, con la copertina, è troppo bella. Copertina, sì. Qua ci sono delle card da ritagliare. Fiori e colori. Vabbè, ci sono un po' di giochini, insomma, per le Gorgeous, disegni da colorare. Ci dovrebbero essere anche i poster. No. Troppo carino. Allora, arrivi da Wish, scusate, questo l'ho ordinato da Wish. Si attacca allo sportello del mobile della cucina, cioè metti qua incastrata la busta per gettare le cose quando sbucci tipo le patate,
e noi serviva qualcosa per le cose non riciclabili, e quindi userò questo e ci attaccherò la bustina con le cose da buttare là. 2 euro da Wish. Allora, aggiunta acquisti da Wish, ho comprato un pacchetto con 30 piercing per il naso, e sono con i brillantini di tutti i colori, sono rossi, bianchi, azzurri, verdi, rosa, insomma, e l'ho pagato pochissimo, io voglio troppo carini. Ma poi ci dovrebbero arrivare un sacco di cose che sicuramente vedrete poi il mese prossimo, perché ci vuole un po' per alcune. Just like a rock star.